Benvenuti alla puntata speciale di minuto 91 post partita di Pescara Pordenone. Brutta sconfitta per il Pordenone in trasferta contro il Pescara. Peccato perché è finita 4-2, però il Pescara è rimontato e la situazione è di svantaggio nel primo tempo, andando a vedere come è andata la partita. È una sconfitta immeritata, perché il Pordenone non è che è stato lì a rischiare, ha guardato, ha giocato, ha anche segnato, ma a quanto pare dopo il 2-1 del primo tempo il Pescara ha ripreso testa e ha segnato il pareggio subito dopo 5 minuti del secondo tempo, 2-2, poi ancora nel secondo tempo ha segnato anche il terzo e il quarto anche nel minuto di recupero. Peccato perché il Pordenone non ci stava a perdere, però come si dice, la palla è rotonda, i gol vengono di più, anche se andando a vedere a parte il possesso palla, ma i tiri totali, però possiamo dire la verità, il Pordenone, anche se aveva fatto due reti rispetto al Pescara, Pescara è stato più cinico e ha segnato di più rispetto al Pordenone. Però il Pordenone rimane a 3 punti in classifica, non male, recuperato dal Pescara e da altre squadre. Peccato perché non si vedeva un bel gioco, ho visto un bel gioco, non era fermo, però come posso dirvi, come ho detto nella parte che ho parlato dell'Udinese Parma, anche se non come Pescara Pordenone, anche Pordenone ha tirato molto, però anche lì Pescara l'ha vinta la meglio sul Pordenone. Peccato perché la sconfitta fa sempre male, però l'allenatore Tessera ha detto i miei giocatori adesso dimenticheranno questa sconfitta e già vedremo di allenarci di più per capire gli errori che abbiamo subito a Pescara e soprattutto di avere già la testa nella prossima partita che si giocherà a Udine contro la Spezia venerdì 13, quindi fra 15 giorni, meno di 15 giorni, ma giocheremo, Pordenone giocherà in anticipo contro la Spezia. Questo è quello che posso ricordarvi. Io vi ringrazio per l'ascolto e che dirvi, forza Pordenone, speriamo nella prossima partita. Io ringrazio tutti i web ascoltatori per la prima puntata di post partita che avevo fatto la settimana scorsa e ho visto che è stato molto più interessante. E quindi sono felice che anche il Pordenone della mia minuto 91 post partite del Pordenone siano molto interessanti. Io vi ringrazio sempre da Audio Piacere e Raduno Stav Radio. Ci sentiamo per l'anteprima, di Pordenone La Spezia nella prossima partita di campionato di Serie B. Grazie a tutti voi e alla prossima. Mandi.